Buonasera. Allora, è un piacere essere qua a parlare di futuro. E molto spesso mi domando cosa vuol dire futuro, e tutti noi lo traduciamo futuro con i giovani. Questo è un grande errore. C'è un futuro per una persona di 80 anni come c'è un futuro per un ragazzo di 3 anni. Perché vedete, il futuro è molto importante per me come per quella bambina, perché è il posto dove passerò il resto della mia vita. E quindi tutti noi dobbiamo pensare al futuro. E riflettevo sul discorso che faceva prima anche la professoressa, della fatica. Noi traduciamo molto spesso in fatica quello che non ci piace. E poi mi accorgo che alla mia età vado a giocare a pallone, faccio una fatica bestia, eppure mi diverto. Allora non è il concetto di fatica, ma è il concetto di che cosa ti dà piacere, che cosa ti dà forse qualcosa di più profondo, che cosa ti dà il senso della tua vita. Perché tu esisti, cosa stai a fare al mondo. E allora vado indietro un po' a quando avevo molto più futuro rispetto adesso, quando ero piccolo. E io sono sempre stato un ragazzo molto fortunato. Io sono figlio di un mugnaio, sono cresciuto nel mulino con mio padre, dove mi ha insegnato la prima cosa molto importante, che la scuola non è un diritto, ma te le devi guadagnare. E la mia fortuna è avere avuto una famiglia così, una famiglia che, come è stato detto prima da chi parlava, mi ha esposto a tantissime cose diverse e mi ha permesso di capire molto presto che cosa mi piaceva veramente, quali erano le mie passioni. Ve le dico anche, sono solo tre. Uno è la più importante, quella che ha guidato tutte le decisioni difficili della mia vita, la musica. Io ancora adesso faccio il DJ in discoteca, ho questo record che sono 43 capodanni consecutivi che suono. E per poter fare il DJ dovevo, siccome ero il figlio del mugnaio, non avevo i soldi, ho dovuto costruirmi gli amplificatori, quindi ho imparato l'elettronica ed è diventata la mia passione. E poi mi piaceva la velocità, questa adrenalina che ti dà la velocità, il piacere della velocità. Ecco, queste sono le tre cose che hanno guidato tutte le decisioni della mia vita. E penso ai ragazzi di oggi, noi come genitori, cosa gli stiamo ponendo di fronte. Penso che stiamo facendo degli errori madornali. Uno lo ha fatto anche mio padre quando ha detto una frase, e penso che l'abbiate sentita anche voi, che ha fatto dei danni enormi. Studia, se no vai a lavorare. Questa frase ha fatto dei danni enormi perché ha creato nella testa dei ragazzi il concetto dello studio come alternativa al lavoro. Studia per lavorare. E allora arrivo a un altro punto. Noi come genitori cominciamo a prendere i nostri ragazzi, fanno le scuole medie, poi dice, beh, adesso fa il liceo, così prendiamo un po' di tempo e vediamo cosa ti piace veramente. Invece dovremmo fare l'esatto contrario, dovremmo esporli il prima possibile, ma già dall'asilo, a tante cose diverse, perché così possono capire dov'è la loro passione e noi possiamo capire come aiutarli nella loro passione. E mi sono messo in testa di fare questo. E questa è la mia idea. Io penso che il lascito più importante che possiamo lasciare nella costruzione del futuro sia proprio il sistema educativo, la formazione. Il che cosa facciamo per costruire il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. E un altro errore madornale che stiamo facendo è che
stiamo cominciando a pensare che gli istituti tecnici sono per gli immigrati e gli italiani fanno il liceo. Sarà perché io ho fatto l'istituto tecnico, perché mi piaceva l'elettronica, ma è un errore madornale. Noi dobbiamo, il liceo è equivalente all'istituto tecnico, che è equivalente alle scuole professionali, sono strumenti per imparare a costruire la tua passione. E allora, se noi colleghiamo tutto questo filo, vi dico un'altra cosa che è l'ultima, prima di arrivare a qual è l'idea che stiamo cercando di portare avanti, è il discorso di un mio grande maestro che era stato il presidente di IBM quando io sono entrato in azienda, Ennio Presutti, che adesso purtroppo non c'è più, che diceva: vedi, nella tua vita tu hai tre fasi. La prima è learn, impari. La seconda è earn, guadagni. La terza è serve, rendi indietro al mondo quello che il mondo ti ha dato come fortuna. Io ho cercato di applicarla questa cosa, e quando sono arrivato, come dicevo, ho cominciato figlio del mugnaio, sono andato in IBM, tecnico di manutenzione, giravo per Milano a riparare computer. Sono arrivato ad essere presidente amministratore delegato, 25.000 persone sotto di me, e quando sono arrivato lì all'età di 49 anni ho lasciato tutto e sono ritornato nel mio territorio per cercare di costruire il futuro del territorio che mi ha dato così tanto, che mi ha dato la mia fortuna. E che cosa si può rendere indietro? La prima cosa che abbiamo fatto 10 anni fa è stato di prendere 20 disoccupati della Valceno, che è questo, il Ceno è questo fiume, e abbiamo fatto dei corsi di CAD, e finito il corso, magicamente, tutti e 20 hanno trovato lavoro. Allora è nata questa convinzione, le persone sono le stesse, il territorio è lo stesso, abbiamo cambiato la formazione. Allora abbiamo fatto un altro corso, poi un altro ancora, poi un altro ancora, poi due all'anno. Adesso stiamo formando qualcosa come 250 persone l'anno. E li stiamo formando sui mestieri del futuro. Noi lavoriamo sulla fibra del carbonio, di carbonio, sul CAD, sull'additive manufacturing, sulle macchine a controllo numerico. E costruendo questo percorso abbiamo visto che cosa? Che bisogna costruire anche la parte successiva, che è quella dell'università, e abbiamo cercato di farlo un po' più in grande. Abbiamo coinvolto tutte le aziende dell'automotive della nostra regione, quindi Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Toro Rosso, HPE, AS Formula 1, Magneti Marelli, Dallara, Pagani. Abbiamo provato a disegnare 6 curriculum di laurea magistrale che servissero per il nostro futuro. E abbiamo capito improvvisamente che potevamo competere, perché capite bene che mettere Ferrari e Lamborghini, che si odiano commercialmente, metterli intorno a un tavolo non è facile, ma hanno capito perfettamente che si poteva competere sul mercato, ma cooperare nella costruzione delle competenze. E poi siamo andati dai 4 rettori delle università, qui c'è Angelo Andrigiano, che sa bene di che cosa parlo. Abbiamo fatto decine di riunioni, chi erano i professori, come facevamo queste cose. E ciascuno di noi si è tassato per costruire un qualcosa che non c'era. E le aziende, quindi adesso parlo per le aziende, ha messo a disposizione le due cose più preziose che avevano. Una, che è una risorsa preziosa che abbiamo tutti noi, e che qui cito uno dei più grandi filosofi della storia, che sicuramente non conoscete perché era mio nonno, diceva: la cosa più preziosa che hai è il tempo. Il tempo è l'unica cosa che il nostro Signore ci ha dato uguale a tutti. Abbiamo tutti 24 ore per uno, ricchi e poveri, brutti e belli. E mi diceva sempre:
Se uno ti dice non ho tempo, in realtà ti sta dicendo tu non sei importante per me. Ricordate questa cosa, quando dite non ho tempo, non è vero che non avete tempo, è che preferite usarlo in un altro modo. E allora noi aziende abbiamo messo la prima risorsa che è il nostro tempo. Io qui sto mettendo il mio tempo per ragionare con voi, ma perché penso di portare qualcosa, ma mi porto a casa molto di più di quello che sto dando. La seconda cosa che abbiamo messo a disposizione è la strumentazione. Gli strumenti che usano i nostri ingegneri per fare queste meravigliose supercar e macchine da corsa. E le abbiamo messe a disposizione degli studenti, che in realtà non ci rendono niente. Non è un ritorno dell'investimento, o meglio, quando ci dicono che siamo buoni, siamo bravi, non è vero. Abbiamo un grandissimo interesse, solo che è un interesse nel tempo. E allora abbiamo costruito, e come noi dall'ARA l'hanno fatto un po' tutte le aziende del nostro territorio, noi abbiamo inaugurato, come diceva prima la presentatrice, questa accademia, dove ci sono quattro cose. Una, sono esperimenti di fisica, di meccanica, di aerodinamica, chiaramente applicata al mondo del motorsport, per i ragazzi dai 12 ai 16 anni. In modo che quando sei in seconda media, in prima media, vieni e provi a giocare e magicamente impari le leggi della fisica giocando e non te le scordi più. Abbiamo un esercizio E uguale M per A che non se lo scorda nessuno. E questo è il primo percorso. Poi dentro questa accademia abbiamo messo l'ultimo percorso, che è uno di questi corsi di laurea, viene tenuto lì, quello di Race Car Design. Una terza cosa è mettere la nostra storia, perché chi studia deve poter andare a vedere le soluzioni che venivano usate anni fa e capire dagli errori, perché ricordatevi che per essere innovativi bisogna poter sbagliare. Se uno non sbaglia, non può essere innovativo. Se io non posso sbagliare, sono conservativo, faccio quello che so. E noi tutti gli strumenti di simulazione che abbiamo sono meravigliosi strumenti per sbagliare a basso costo e pochi danni. E vedere che le macchine del passato avevano, che ne so, il serbatoio della benzina davanti al pilota e lo circondava tutto, 250 litri di benzina intorno al pilota. E poi ci si domanda perché morivano bruciati. Ecco, vedere l'evoluzione che c'è stata sulla sicurezza è molto importante imparare anche dal passato. E l'ultima cosa, abbiamo fatto un centro congressi da 380 posti, aperto, abbiamo preso il rischio di non mettere neanche una rete o un cancello, è aperto a tutti, perché innovazione vuol dire apertura. Se uno, abbiamo fatto una ricerca qualche anno fa chiedendo da dove prendi le idee innovative a più di 1000 imprenditori di tutto il mondo, solo il 30% delle idee innovative vengono dai propri dipendenti, il 70% vengono da fuori, dai propri clienti, dai propri fornitori, dall'università di ricerca. Quindi un'azienda che vuole essere innovativa per definizione è aperta. Ecco, tutti questi ragionamenti condensati in un luogo, in un'idea, Giampaolo Dallara, che è un signore che ha 82 anni, sapete cosa ha fatto? Lui ha vissuto una vita molto sobria, gira ancora con la Lancia Delta, vive nella casa dove è nato, che è una piccola casetta nel suo villaggio di Varano. I 55 anni, tutti i guadagni che ha fatto in 55 anni, li ha messi in questa accademia. E lo ha fatto per rendere indietro al proprio territorio la grande fortuna che ha avuto lui. Ecco, questi sono secondo me gli insegnamenti, gli esempi che ci danno, e questo è il mio ultimo messaggio,
che ci danno la cosa più importante che è il mio obiettivo di questa sera, che è la speranza. Noi tutti dobbiamo sapere che nel nostro piccolo, nel nostro grande, abbiamo una risorsa preziosissima che è il nostro tempo. E provare ad usarla per qualcosa che sia al di là del nostro ritorno immediato, al di là di quello che è la mia stessa esistenza, secondo me, se tutti noi cominciamo a ragionare così, possiamo fare la differenza. Ed è il motivo per cui sono qui questa sera. Grazie.